Bentornati carissimi amici, beh, entusiasmo, perché mi piace l'argomento, professore. Beh, una bella idea, ci è venuta una bella idea e si accende la lampadina della bella idea, vabbè, fa niente di Sì, questo. fa niente, glissate voi, magari Facciamo taglio finta. in... Facciamo finta di Sì. niente, ma che campionario variegato. Sì, ma aspetta, perché i più giovani potrebbero dire, lampadine, quindi? Eh no. No, spieghi un po' di che cosa si tratta. Queste, come si vede nelle tre trasparenti, sono lampadine a incandescenza. La corrente entra da uno dei due sostegni Tutte rotte, sì. ed esce dall'altro sostegno, attraversando un filamento sottilissimo che voi vedete vibrare, che è sufficientemente sottile da rallentare il passaggio degli elettroni, provocare una specie di, chiamiamolo, attrito e scaldare il filamento che diventa incandescente e comincia a emettere luce. Più Esatto. o meno bianca, facciamo finta in realtà un po' giallognola. Bravissimo, Filamento di tungsteno, bravissimo, giusto? bravissimo. E questa è una grande invenzione che risale al 1878-79. Questa era la top, questa era la 100 watt, quella che mettevi Ecco, singolarmente in una stanza sì, perché te la illuminava tutta la 100 watt. assolutamente sì, quella è potente, mentre quelle altre dovrebbero Sì, essere solo tipo che consumava 100 100 watt. watt, cioè era un consumo 10 volte una sconsiderato. lampadina attuale, di quelle a basso consumo. Questa non so se sia un 45, un Anche 60. meno, perché io vedo 5 watt di solito, quindi anche 20 volte meno, di più consumava. Queste sono più piccole. Ma ci narri un Bisogna po' di queste. che dentro la lampadina ci sia il vuoto, perché altrimenti a quelle temperature il tuo amico tungsteno si ossida, si brucia e la lampadina si brucia. In realtà la lampadina si brucia lo stesso e smette di funzionare dopo un po' di molte ore di funzionamento perché il tungsteno evapora e mano a mano che evapora annerisce l'interno del bulbo della lampadina e dopo quando è troppo sottile, ma non è che brucia nel senso No, dell'ossidio, si spezza, si evapora. come in questo caso si spezza. Io ricordo che anche se venivano sbattute durante l'accensione, Certo. a caldo, a freddo un po' le potevi muovere, se erano calde o accese e subivano uno spostamento veloce potevano rompersi i fili di tungsteno, erano molto delicate. Vi consiglio di cercare su internet, c'è una lampadina che ovviamente non fa più luce ma si accende ancora. Non è che si accende ancora, è accesa esattamente da 121 anni. Ha un filo di tungsteno enorme, una barra praticamente, però 121 anni che è accesa. Quindi, bel risparmio. Naturalmente, per farla funzionare, c'era la corrente. E quindi nel fine 800, la corrente era un po' un problema. Certo, la potevi ottenere con delle pile, pile chimiche, le potevano fare, però non è una cosa che funzioni molto bene. Il primo che riesce a tirar fuori un po' di energia elettrica dalle cascate del Niagara è comunque il buon Edison. Dopodiché si scatena come dire, polemica, disputa tra Edison e Tesla, Eh perché sì. Edison voleva lavorare in corrente continua e Tesla voleva lavorare in corrente alternata. Alla fine aveva ragione Tesla, è più conveniente e si Sì, otteneva. Edison però per dimostrare la sua teoria addirittura fulminò un elefante pubblicamente, ci sono i video di lui che praticamente uccide un elefante con la corrente utilizzata da Tesla. Adesso sono tutte superate perché il loro rendimento è bassissimo. In realtà non sono lampadine, non producono luce, producono fondamentalmente Calore, calore sì, vero. e un pochino di luce, giallognola. Quell'azzurra è un ricordo personale di quando ero all'università, che studiavo, non semprissimo, ma insomma studiavo, e avevo bisogno di luce bianca. E quella lì garantisce luce bianca. Certo. Questa invece è la lampadina delle feste. Quando volevi fare un po' il di Brava. più, o le coloravi ma non venivano bene, o compravi le lampadine colorate Le ho che viste di facevano. rosse, di verdi. Esatto. Però questa, cioè proprio questa tenuta così, è stato un simbolo per decine e decine di anni, se non... Cioè proprio questa, con questa forma, con la vite, l'interno, ce cioè la ricordiamo nel personaggio di Archimede che aveva la lampadina, quando si diceva all'inizio, mi è venuta un'idea, si accende la lampadina, Fumetti? sì, Fumetti ancora anche? oggi... Si fa vedere questa lampadina, non quella a basso consumo che o a Ah, LED. Ancora oggi è giusto. questo il simbolo dell'idea, della genialità e di tante cose, perché comunque porta la luce. Cioè, questa ha sostituito la candela, Che, mamma mia.
che comunque aveva i suoi problemi, e le lampade a petrolio, a gas, ha contribuito alla lampadina anche a non sterminare le balene, perché il grasso di balena era utilizzato anche per illuminare e tutto. E questa è stata veramente una cosa incredibile nel secolo passato, e ha Le continuato case oggi. non si incendiavano, perché tu hai un Esatto, anche incendio quella, sì, non ogni so. tanto, la casa si incendia, che dà un po' fastidio, invece in questo modo quasi mai. Ecco. Quindi è anche il segno di un cambiamento senza cambiare troppo. La lampadina esiste ancora, ma è radicalmente cambiata. Facciamo vedere due elettrodi dove prendono la corrente, cioè uno sul polo, proprio questo qui, attraversa tutto il filamento, i due sostegni, e questa è la parte di uscita, che è isolata da questa plastica nera rispetto alla punta che fa contatto in fondo. È veramente un tuffo negli anni 80, Sì, queste direi sì, 80-90. qualcosa del genere più o meno. Sarebbe bello, come abbiamo fatto per altre cose, avere una carrellata nei decenni, quindi una degli anni 60, 70, 80, Erano 90. tutte uguali? No, in realtà cambiano, No, cambia un po' la struttura, cambia l'interno, questa parte interna che è più grossa in vetro, cioè. E comunque guarda che lavorazione in vetro all'interno, cioè, non, da non sottovalutare. E quindi abbiamo importato anche qualcosa di geniale, no? Ancora lampadine. siamo fieri, Come felici. sempre, come sempre. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.